Buongiorno a tutti, io sono Michele Agnoletto, lavoro in Allnet Italia, sono Product Manager di Allnet Italia, in Allnet Italia e mi occupo di diversi prodotti dell'area wireless, in particolare anche di RF Elements, e oggi sono qua appunto per presentare un webinar che abbiamo organizzato in maniera congiunta tra Allnet Italia e RF Elements in merito ad una particolare famiglia di prodotti. Una famiglia di antenne settoriali di tipo horn simmetriche, quindi con diagramma di radiazione simmetrico e con, in particolare andremo ad analizzare anche il particolare connettore a guida d'onda Twisport. Niente, allora, voi attualmente, questo webinar durerà circa 45 minuti, voi attualmente siete in modalità muta, potrete farmi qualsiasi domanda anche durante il webinar tramite la chat, la trovate a destra in basso nell'applicazione. Cercherò appunto di finire un po' prima in modo tale da poter lasciare un po' di spazio alle domande, poi comunque sia per qualsiasi domanda ulteriore che magari vi viene in mente anche in questi giorni, magari nelle prossime ore, o comunque se avete bisogno di informazioni ulteriori sui prodotti, magari qualcosa che non ho detto, anche su altri prodotti sempre di RF Elements, se volete informazioni su disponibilità o anche solo una quotazione, volete fare un ordine, volete un consiglio per qualsiasi prodotto, potete sempre contattare Allnet o comunque vi do anche la mia email, adesso ve l'ha detto, non è scritta però magari qualcuno di voi poi tra l'altro ce l'ha già, penso che di conoscere qualcuno di voi. Comunque la mia email è michele.agnoletto@allnet-italia.it. Niente, quindi io direi di iniziare. Voi mi raccomando, se avete qualche domanda potete tranquillamente scriverla anche durante la presentazione, poi l'andremo a vedere alla fine. Incominciamo con una piccola presentazione su, un secondo, sull'azienda RF Elements. L'azienda di RF Elements è un'azienda che ha base in Slovacchia, in particolare la base operativa principale è a Bratislava, quindi okay, nell'Unione Europea. È un'azienda molto giovane, è stata fondata nel 2010 e è in grande crescita. Attualmente, ad esempio, infatti ha più di 50 persone nel suo staff. Ci sono in realtà diverse sedi, come potete vedere nella cartina posizionata sotto nella slide. Una sede operativa si trova anche a Hong Kong in Cina e una ad Austin in Texas. Comunque sia, la sede principale è a Bratislava, il magazzino sempre nei dintorni di Bratislava, comunque lì vicino. Il focus di questa azienda è l'innovazione, infatti è un'azienda che punta sempre a creare e a fabbricare prodotti molto innovativi. In particolare, adesso noi in questo webinar andremo a parlare di una categoria, una famiglia di antenne che sono le symmetrical horn, sono delle antenne molto particolari. L'idea che sta alla base di queste antenne è stata proprio la creazione di una tecnologia che permettesse una crescita delle reti, una crescita intelligente delle reti che possa quindi permettere ad esse di essere veloci e sostenibili. Sostenibili è molto importante, la questione della sostenibilità è molto importante perché RF Elements ci ha puntato molto. Infatti l'idea è proprio quella di permettere a un operatore che magari ha già una rete wireless in piedi di andare a permettergli quindi una crescita intelligente che vada quindi ad eliminare, ad annullare e ad eliminare l'errore, il rumore, scusatemi, il rumore causato dalle diverse antenne, dai diversi dispositivi e andare soprattutto a risparmiare, a risparmiare lo spettro, cioè andare, lo spettro è la questione dello spettro è una questione principale al giorno d'oggi. Lo spettro è occupatissimo, spesso è affollatissimo, soprattutto nelle zone cittadine, ed è la risorsa radio che viene utilizzata per tutti i collegamenti wireless. Infatti la sfida principale al giorno d'oggi, quando si va a fare un'installazione, spesso è proprio questo, andare a lavorare in condizioni di spettro affollato, di spettro occupato quasi nella totalità. Quindi RF Elements ha pensato la creazione appunto di una tipologia di antenne che ci permetta di lavorare in queste condizioni, in condizioni quindi non ottimali, soprattutto
Tutto, allora, queste sono antenne che lavorano nella banda 5 GHz, banda che praticamente in tutto il mondo è una banda non licenziata, quindi che non necessita dell'acquisto di licenze tramite il Ministero per la sua utilizzazione. E chiaramente essendo bande libere, bande frequenze che possono utilizzare tutti senza alcun permesso, sono veramente difficili da trovare libere. L'interferenza, diciamo, è all'ordine del giorno. E come si può vedere in queste immagini, questa tipologia di antenne non solo permette di lavorare bene in maniera efficiente anche quando si hanno condizioni pessime di spettro, ma permettono anche quello di lavorare in situazioni di massivo co-siting, cioè in situazioni in cui tu vai a posizionare molti dispositivi, molte antenne sullo stesso sito, o addirittura, come vedete nelle immagini, sullo stesso palo. Come ho detto, praticamente fino adesso lo spettro è molto occupato. C'è infatti al giorno d'oggi ovunque un elevato inquinamento a radiofrequenza. Inquinamento a radiofrequenza è causato principalmente da quell'infinità di dispositivi che ora sono presenti nelle città, ma non solo in realtà, anche nelle campagne, magari dispositivi un po' vecchi, dispositivi non progettati nel migliore dei modi, e magari anche non installati nel migliore dei modi, che causano un sacco di rumore a radiofrequenza. Con rumore a radiofrequenza in questo caso noi intendiamo quelle trasmissioni non necessarie al link, ad esempio quando si fa un punto punto, dispositivi non progettati correttamente, non solo quindi andranno a trasmettere verso la mia seconda radio, quindi verso la radio con la quale io devo stabilire il link, ma nella maggior parte dei casi vengono effettuate anche trasmissioni a lunga distanza, anche a fianco o dietro all'antenna. Quindi questo chiaramente, quindi queste sono trasmissioni indesiderate a lunga distanza che causano rumore e interferenza. Andiamo quindi a dare fastidio non solo ai nostri dispositivi che magari saranno nelle vicinanze, non solo ai dispositivi con cui comunichiamo, ma anche a tutti gli altri dispositivi che qualcun altro andrà magari a installare nelle vicinanze. Quindi si crea proprio del vero e proprio inquinamento a radiofrequenza. E quindi l'utilizzo appunto di dispositivi non perfettamente progettati ci dà appunto quella che si può chiamare la non sostenibilità, la crescita non sostenibile delle reti wireless. Le antenne, quindi la soluzione trovata da RF Elements è quella di queste antenne symmetrical horn. Sono delle antenne molto particolari, con una forma particolare, che hanno tre principali caratteristiche: il noise rejection, quindi il rifiuto dell'errore, l'annullamento, l'eliminazione, l'assenza di errore, di rumore, scusatemi, lo zero loss, l'assenza di perdite. Come vedete, questa che è qui presente, questa qui è l'immagine del connettore particolare di queste antenne. Connettore proprietario brevettato da RF Elements, un connettore a guida d'onda. Andremo poi a vedere nel dettaglio come è fatto e i suoi vantaggi, però il suo vantaggio principale è che ti va a sostituire l'utilizzo dei classici connettori RP-SMA o connettori N e dei cavi. Togliendo cavi e connettori e avendo un connettore a guida d'onda che si incastra perfettamente, andiamo a togliere tutta l'attenuazione dovuta a questo tipo di collegamento. E poi c'è l'elevata scalabilità. Questi sono prodotti che permettono un'elevatissima scalabilità, un po' grazie al suo particolare diagramma di radiazione, privo appunto che non crea rumore, privo di lobby secondari. Un po' anche perché esistono veramente diverse tipologie di queste antenne che ci permettono di personalizzare come meglio crediamo la nostra rete wireless e spezzettarla nel migliore dei modi. Andiamo ora ad analizzare un po' questi tre aspetti. Per quanto riguarda l'assenza di rumore, quello che appunto ho anche già accennato è che la particolare forma dello spettro del diagramma di radiazione, scusatemi, di queste antenne mi fa subito capire che non ci sono lobby secondari, quindi non ci sono quelle trasmissioni che vanno a inquinare lo spettro nelle vicinanze. L'antenna quindi irradia solo e soltanto nel lobo principale, nel verso dove effettivamente deve irradiare. Qui vengono messe a confronto a sinistra un diagramma di radiazione di un'antenna settoriale qualsiasi, generica, non è importante nemmeno
andare a indagare l'ampiezza del settore che si sta analizzando. Quello che viene evidenziato in rosso lampeggiante è semplicemente il fatto che il dispositivo, l'antenna irradia anche dietro e a fianco a proprio al dispositivo, zone dove non è necessaria la trasmissione, anzi dove probabilmente darà molto fastidio a degli altri dispositivi che saranno posizionati proprio in quei punti. Questo per capire quanta potenza viene sprecata e quanta potenza viene irradiata in zone dove non è necessaria, quindi creando inquinamento. E in questa slide viene messo soltanto in evidenza cosa succede in un link punto punto con dispositivi. A destra abbiamo un punto punto effettuato con sempre delle symmetrical horn. A sinistra abbiamo invece un punto punto effettuato con altri dispositivi, comunque con dei lobby secondari abbastanza elevati, devo dire, nei quali si vede che non solo quindi ci sarà della grande interferenza tra i due dispositivi, ma andiamo a trasmettere veramente grandi distanze del segnale che non serve. E quindi si avranno dei problemi con i dispositivi nelle vicinanze e proprio nel link stesso si possono avere dei problemi, anche delle riduzioni di segnale. Andiamo ora alle perdite zero. Come dicevo prima, non si hanno più le perdite dovute a cavi e connettori, questi vengono eliminati, in questo video si vede molto bene. Al posto di cavi e connettori si va ad inserire un connettore a guida d'onda, quindi abbiamo questo. Ecco, questo è il connettore a guida d'onda, lato maschio, chiamiamolo, nell'antenna ci sarà il lato femmina e poi si incastreranno perfettamente. Andremo poi a vedere come si fa ad utilizzare questo tipo di connettori con le radio che sono presenti sul mercato. Comunque sia, quello che è il grande vantaggio di questa tipologia di connettori brevettati da RF Elements è che appunto vai virtualmente ad avere perdita zero dovuta alla connessione radio-antenna. Dico virtualmente solo per il fatto che fisicamente sicuramente ci sarà un minimo attenuazione dovuta comunque al collegamento a guida d'onda, però comunque sia è praticamente, si potrà tranquillamente trascurare. E, niente, quindi come si vede in questo video, adesso lo lascio un attimo a finire, in questo caso abbiamo tolto un fattore di attenuazione. E poi niente, l'elevatissima scalabilità. Qui vengono messi a confronto quattro settori a sinistra posizionati, sono settori da 90 gradi, che sono settori tradizionali, quindi che hanno tutti i loro lobby secondari che andranno a creare della grandissima interferenza. E a destra, adesso è sparito, però lo faccio ripartire, a destra invece abbiamo una rete creata con antenne symmetrical horn e si può vedere che si possono tranquillamente mettere 6, 11, addirittura nelle vicinanze mettono fino a 14, 17 settori senza praticamente creare alcun tipo di interferenza o inquinamento a radiofrequenza. Mentre, come si vede lampeggiante nell'immagine a sinistra, anche solo con quattro settori messi uno schiena con l'altro, da 90 gradi si rischia di avere così tanti e grandi lobby secondari da dover a volte da costringerci a volte ad utilizzare quattro frequenze differenti per i quattro settori, quando in realtà è quasi impossibile a volte trovare, per dire, quattro canali da 40 MHz liberi, totalmente liberi o il più liberi possibili nella banda 5 GHz. E questo invece non succede con i settori symmetrical horn, con i quali anche settori adiacenti potenzialmente possono avere la stessa frequenza e non darsi alcun tipo di fastidio, proprio perché non ci sono lobby secondari. Chiaramente poi bisognerà metterli, posizionarli correttamente in modo che siano adiacenti e non si vadano a sovrapporre. Comunque sia, si può utilizzare un'alternanza anche con l'utilizzo dei symmetrical horn. Anzi, è consigliabile sempre alternare un po' i settori adiacenti, comunque sia, non hai la necessità di tutte quelle frequenze come di cui avresti bisogno se tu utilizzassi i settori tradizionali. Questa è l'immagine, niente, questa è un'immagine che rappresenta le symmetrical horns, questa è la loro forma, sono molto particolari e questa potete vedere un po' più da vicino il connettore, dopo lo andremo a vedere. Andiamo adesso ad analizzare un po' meglio il diagramma di
radiazione molto particolare delle Symmetrical Horns. Abbiamo già detto che non ha lobi secondari, ma oltre a questo ha un'altra grande particolarità. Come potete vedere qua, i settori tradizionali sono settori che hanno l'ampiezza che noi desideriamo sul piano orizzontale, quindi un settore da 90 gradi avrà più o meno un'ampiezza del lobo principale di circa 90 gradi sul piano orizzontale, ma sul piano verticale sono molto sottili. Sono molto sottili, anzi, sono più sottili, più saranno più sottili, più sarà alto il guadagno di antenna. Questo mi può creare dei problemi, mi può creare dei problemi perché se io ho dei client posizionati magari ad altezza diversa, con i settori tradizionali posso effettivamente avere qualche problema ad orientare correttamente l'antenna settoriale per poterli raggiungere tutti. Questo non succede con le symmetrical horn, da qui adesso capiamo il perché si chiamano simmetriche, sono antenne settoriali di tipo horn simmetriche. Simmetriche mi sta a indicare che il rame di radiazione ha la stessa ampiezza sul piano verticale che ha sul piano orizzontale. Quindi se abbiamo un settore da 60 gradi sul piano orizzontale, avremo 60 gradi anche sul piano verticale, in elevazione. Questo mi permette appunto di evitare quel problema dei client ad altezze diverse, perché se io ho un lobo così largo, non solo sul piano orizzontale ma anche sul piano verticale, posso tranquillamente connettere client anche più alti, più bassi, posizionati ad altezze diverse, senza alcun problema. E niente, questa è appunto la spiegazione del simmetrico, del rame di radiazione simmetrico. Vedete, sul piano orizzontale e verticale abbiamo lo stesso identico rame di radiazione, lo stesso identico lobo principale. Una sezione di questo rame di radiazione infatti corrisponde ad un cerchio. Lo vediamo qua. Piano verticale e piano orizzontale è lo stesso rame di radiazione, una sezione è un cerchio. Un altro vantaggio dovuto proprio a questa ampiezza sul piano verticale è che ti va ad eliminare la zona d'ombra che tipicamente ha un settore sotto di esso. Un'antenna settoriale, infatti, standard, tradizionale, ha una discreta zona d'ombra subito sotto l'antenna, soprattutto se l'antenna viene poi posizionata anche su una torre un po' più alta. Quindi dobbiamo aspettarci che se abbiamo dei client subito a ridosso dell'antenna sarà molto difficile collegarli all'antenna settoriale. A volte ci riusciamo, magari per fortuna o perché comunque per bravura, perché si riescono a collegare a dei lobi secondari. Però veramente difficile è collegare i client subito sotto l'antenna al lobo principale, anzi spesso è impossibile, ma per centinaia e centinaia di metri. Con le symmetrical horn questo problema non si ha. Non si ha, si ha comunque una zona d'ombra, però è veramente ridotta, si parla di una media di massimo una ventina di metri, e si va quindi a poter collegare tranquillamente anche i client, non solo quindi che sono ad altezze diverse, ma anche i client che si trovano proprio a ridosso dell'antenna settoriale. Quindi questo è un grande vantaggio in alcuni casi, cittadini in cui si vuole collegare una casa, magari un client che è proprio nelle vicinanze dell'antenna. Con le symmetrical horn questo problema non c'è. Un altro ulteriore vantaggio di questo, un effetto, una conseguenza di questa ampiezza del rame di radiazione sul piano verticale è la copertura, si è bloccata la slide, la copertura di vallate. È molto semplice, anzi è perfetta per questo tipo di soluzioni. Quando ci si trova in una vallata si può avere qualche problema perché appunto, come dicevo prima, i client si trovano ad altezze diverse, alcuni magari saranno sul fondo della vallata, alcuni sui versanti, e quindi potrebbe, con un settore tradizionale, vediamo quella che è stata simulata come la copertura in grigio scuro, e quella in grigio chiaro invece è la copertura con una symmetrical horn, si può vedere che la copertura varia notevolmente, anzi alcuni client non saranno mai raggiungibili con il settore tradizionale. Questo proprio perché molto stretto in elevazione, non riesce a coprire una copertura così ampia in altezza. E quindi potrebbe essere un'ottima idea, nel caso in cui bisogna ricoprire delle vallate, utilizzare le symmetrical horn in modo da poter raggiungere qualsiasi client, che sia sul versante sinistra, destra, comunque sia anche con la peggiore. In realtà bisogna calibrare chiaramente bene l'inclinazione, però si può tranquillamente avere molte più chance di raggiungere i client che sono in posizioni magari un po' scomode. Quindi questo è un grande vantaggio. E
Un ulteriore vantaggio delle rame di radiazione, una grande particolarità che ha, è che a qualsiasi frequenza all'interno della banda 5 GHz, il rame di radiazione è pressoché costante. Come potete vedere in questo video in cui vengono fatte passare un po' tutte le frequenze, addirittura anche sui 6 GHz, comunque della banda dei 5 GHz, il rame di radiazione cambia leggermente, ma veramente poco, e quindi si può immaginare che se si è acquistato un settore da 60 gradi, lo si avrà da 60, sia che stiamo lavorando a 5,1 GHz che stiamo, anche se lavoriamo a 5,9, per dire. Non abbiamo sorprese, sappiamo che il rame di radiazione è più o meno quello sempre. Questa cosa non succede con i settori tradizionali, bisogna fare molta attenzione, chiaramente ci sono settori e settori, alcuni saranno di migliore fattura di altri, comunque sì, bisogna fare attenzione a volte con l'acquisto dei settori tradizionali, proprio perché in realtà al variare della frequenza di utilizzo cambia il rame di radiazione. Come potete vedere in questa slide, mi soffermerei più che altro sulle frequenze a 5 GHz, non solo cambiano i lobi secondari che possono più essere più o meno ampi, e questo già può essere un problema, ma a volte può succedere anche che il settore stesso cambi e che quindi magari a 5,1 GHz lavoriamo e abbiamo più o meno un settore da 90 gradi. Ma poi a 5,9 ci ritroviamo che il settore non è più da 90, ma per dire da 85. E questo in certe soluzioni può essere un problema, soprattutto quando si mette magari la radio a lavorare con un canale automatico, cioè che può cambiare quando trova delle interferenze. Questo può provocare dei danni, perché se poi mi va a cambiare canale e l'ampiezza del settore cambia, potrei non poter più raggiungere improvvisamente alcuni client che si trovano a bordo della copertura della mia cella. Questo non succede con le asimmetriche horn che vedete a destra, dove il rame di radiazione rimane sempre praticamente costante. Oltre quindi ad avere il rame di radiazione costante, anche il guadagno di antenna è costante, sempre legato poi al rame di radiazione. Il guadagno in entrambe le polarizzazioni, possiamo vedere in questo grafico, rimane costante al variare delle frequenze. Questi sono due grafici relativi alla symmetrical horn con adattatore Twistport a 5 GHz e 30 gradi di ampiezza. E niente, quindi anche il guadagno nelle antenne tradizionali, e questo un po' in tutte le antenne, bisognerebbe fare sempre molta attenzione e dare sempre un'occhiata ai diagrammi, ai grafici relativi al guadagno di antenna, perché il guadagno di antenna effettivamente spesso varia e a volte oscilla anche notevolmente da una frequenza all'altra, quindi ci si può trovare con guadagni di antenna differenti in base alla frequenza di utilizzo. E RF Elements garantisce che il guadagno rimane praticamente costante sia sul piano orizzontale che sul piano verticale in entrambe in tutte le frequenze. Ora vengono semplicemente messi a confronto alcuni video in cui rappresentano sempre il rame di radiazione, però mettono a confronto quello della Symmetrical Horn Twist con il Twistport Adapter a 30 gradi, quella che abbiamo visto nei grafici prima, con delle antenne presenti in commercio. A sinistra abbiamo in particolare un'antenna a 120 gradi e 19 dBi. Non mi soffermerei moltissimo sui dettagli delle antenne, andrei più a soffermarmi sul fatto che effettivamente si nota che dietro l'antenna qualcosa viene trasmesso, e direi anche qualcosa di non trascurabile, dietro e a fianco dell'antenna, dove sicuramente non ci interessa la comunicazione, non ci interessa che il segnale venga inviato. Ci sono anche antenne di miglior fattura, antenne schermate, come in questo caso, dove vediamo che effettivamente le radiazioni dietro a fianco all'antenna sono diminuite, però ancora non sono equiparabili alle radiazioni praticamente nulle della symmetrical horn. Poi ci sono, vabbè, anche questo è un altro esempio, un'antenna che questa sembra irradiare praticamente da tutti i lati, e questo sicuramente mi può dare dei gravi problemi. Infine, cioè nelle prossime slide viene un po' mostrata una considerazione. Questa considerazione è dovuta al fatto che effettivamente le symmetrical horn, rispetto ai settori tradizionali, hanno un guadagno di antenna leggermente più basso. Infatti possiamo vedere, adesso sono messe a confronto due antenne a 90 gradi, a sinistra un'antenna a 90 gradi con 20 dB di guadagno, a destra un'antenna a 90 gradi symmetrical horn che ha guadagno di antenna 10 dB. Quindi capite, una 20 dB di guadagno in antenna, una 10 dB. Chiaramente a parità di potenza in trasmissione della radio,
in questo caso viene utilizzata una potenza in trasmissione di 25 dBm, la copertura chiaramente sarà maggiore con l'antenna, quindi avremo una copertura più ampia con l'antenna guadagno di antenna maggiore. Bisogna anche valutare il fatto però che allora, la copertura, quindi partiamo dal presupposto, sicuramente lo sapete, che la copertura dipende da due fattori, principalmente da due fattori, che sono il guadagno di antenna e la potenza in trasmissione della radio. Però c'è anche un valore che è l'EIRP, che è la somma dei due, che solitamente è quello che mi va a definire, ci sono i limiti di legge, i limiti legislativi per i quali non si può superare un certo EIRP. L'EIRP è, diciamola così, la potenza effettivamente in uscita all'antenna, quindi subito dopo l'antenna, se noi ci posizioniamo a misurarla davanti all'antenna. L'ERP si può calcolare sempre con un'approssimazione, però con la somma tra il guadagno di antenna e la potenza in trasmissione. In questo caso avremo a sinistra quindi un ERP di circa 45 dBm, a destra ne abbiamo uno di 35 dBm, quindi ci immaginiamo chiaramente una potenza misurata subito in uscita dall'antenna differente. Bisogna fare attenzione perché ci sono dei limiti di legge per questa somma tra la potenza in trasmissione e il guadagno di antenna. In Italia il limite di legge ad esempio è 30 dB, però per i 5 GHz. Però, trascurando un attimo questo, la considerazione da fare è che, come vi dicevo prima, aumentando la potenza in trasmissione, adesso abbiamo portato tutte e due le radio a trasmettere al massimo potenza possibile, 29 dBm, in entrambi i casi la copertura è aumentata leggermente. Abbiamo però, come dicevo, a sinistra una potenza misurata in uscita di 49 dBm, che è una cosa chiaramente impraticabile almeno in Italia, ma penso dappertutto. A destra abbiamo un 39 dBm. Se vogliamo portare tutti e due i dispositivi se andiamo a portare tutti e due i dispositivi ad avere lo stesso EIRP, cioè la stessa somma tra potenza in trasmissione e guadagno di antenna, quindi riducendo la potenza di trasmissione dell'antenna a sinistra, in tutti e due i casi riusciamo ad avere pressoché la stessa copertura. Quindi a parità di ERP, a parità di potenza effettivamente in uscita dall'antenna, quindi somma tra potenza in trasmissione e guadagno di antenna, che in questo caso è 29 dB, scusatemi, 39 dBm, riusciamo in entrambi i casi ad avere la copertura voluta, ma a differenza del caso a sinistra di un settore tradizionale, con la symmetrical horn avremo una trasmissione sicuramente più pulita, senza soprattutto i lobi che più danno fastidio in assoluto, direi che sono quelli sotto e a fianco all'antenna, che a sinistra vediamo essere trasmessi per grandissime distanze. E questo può darmi dei grossi problemi se io sto posizionando diversi settori sullo stesso palo, o se ho delle reti nelle vicinanze, o comunque per tutti gli installatori nelle vicinanze. Andiamo ora a vedere un po' le varie proposte che ci sono. RF Elements ha fatto diverse tipologie di questi settori symmetrical horn. Queste tipologie vanno dai 30 ai 90 gradi con step di 10 gradi. Quindi troveremo le 30 gradi, 40 gradi, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E questi sono, in maniera un po' stilizzata, i loro diagrammi di radiazione. Come abbiamo detto prima, scalabilità unica, scalabilità elevatissima, grazie a questa scelta multipla che abbiamo, possiamo andare a spezzettare la nostra rete come meglio vogliamo, come meglio preferiamo, avendo dei notevoli vantaggi, come ad esempio la ridistribuzione dei client. Se io ho pochi settori, cioè sto coprendo un 360 gradi con 4 settori da 40 gradi, posso avere il problema di avere un affollamento di client troppo elevato, quindi di avere un numero di client troppo alto e non poter dare un buon servizio a tutti quanti. Quindi spesso è meglio andare a spezzettare la rete in diversi, magari settori più piccoli, cosa che però può provocarmi dei gravi problemi con i settori tradizionali perché si può venire a creare tantissima interferenza. Questo è il prodotto adatto, il prodotto che ti permette di spezzettare come meglio vuoi la rete senza creare alcun tipo di interferenza aggiuntiva. E un altro vantaggio, direi che dovrebbe essere l'ultimo, il vantaggio è il fatto che è un'antenna molto compatta. Essendo un'antenna molto compatta, qua vengono messe a confronto una symmetrical horn e un'antenna, questa a destra, che è un'antenna settoriale Carrier Class di RF Elements,
si può vedere come una sia il 25% dell'altra, sono molto piccole e questo può essere un grosso vantaggio quando si va a posizionare in una torre dove magari non c'è molto spazio perché magari la si sta condividendo con altri operatori o per quando si vuole avere una cosa poco invasiva, comunque che non dia troppo nell'occhio, a volte i settori sono molto grandi e quindi possono dare nell'occhio e creare magari un po' di proteste dai vicini o comunque da chi le vede installate. Oppure quando si hanno delle zone molto ventose, chiaramente essendo più piccolina, più compatta, risente meno dell'effetto vela dovuto al forte vento verso il dispositivo. Tutti i dispositivi RFM sono fatti sempre con materiali di elevata qualità, abbiamo plastica resistente anche ai peggiori agenti atmosferici, alluminio impresso fuso, comunque sono tutti dispositivi costruiti per poter permettere al dispositivo di sopravvivere anche in ambienti veramente ostili. E quindi niente, adesso viene fatto un po' un riepilogo di tutto quello che abbiamo detto. Quindi quando è che è utile utilizzare le symmetrical horn? Quando si hanno elevate, si ha una zona con elevata interferenza, quando si deve utilizzare per necessità settori stretti e vicini l'uno con l'altro, quando devo suddividere, magari voglio suddividere la mia rete, magari troppo popolata da un numero di client, con un numero di client troppo elevato, in settori più piccoli proprio per riuscire a distribuire meglio i miei client, quando sono in una zona di montagna, di collina o comunque devo coprire delle vallate, quando ho dei client che sono magari subito sotto l'antenna, comunque nelle vicinanze dell'antenna e non riesco a raggiungerli con un settore tradizionale, oppure quando ho comunque poco spazio sulla torre o sulla casa, sull'abitazione, comunque dove la vado a posizionare, o quando ho dei problemi di vento, sono in una zona molto ventosa. Qua viene un po' descritto, è una tabella dove viene mostrato comunque le varie scelte di antenna che ci sono, il loro prodotto, il loro codice prodotto e il loro guadagno di antenna, il front-to-back ratio. Questo sempre per tornare alla scalabilità unica, al fatto che questa grossa scelta, questa che ci viene permessa, ci permette di personalizzare come meglio vogliamo la nostra rete. E ora andiamo un attimo a parlare del connettore a guida d'onda. Questo è il connettore particolare che è posizionato su questo tipo di antenne, il connettore Twisport, e come dicevo prima all'inizio è un connettore brevettato da RFelements, quindi di loro proprietà, è stato inventato e progettato da loro. Questo connettore è un connettore che, oltre al fatto che avevo già detto prima, permette perdite zero, è anche facile nell'installazione, infatti lo vediamo. Adesso vediamo anche come si fa a trasformare i dispositivi radio che sono presenti in commercio da connettorizzati classici a connettorizzati Twisport, ci sono questi adattatori che vedete nell'immagine. Comunque, come vedete in questo breve video, è veramente molto semplice l'installazione. Una volta che si è adattata la radio a questo tipo di connettore, con il lato maschio, chiamiamolo, basta girare di qualche grado il dispositivo, avvicinarlo all'antenna e ruotarlo nuovamente. Per sbloccarlo basta girare questo è quello che chiamano RFelements il twist and lock, basta girare quella cerniera plastica che sta lì e svitarlo nuovamente. Semplicissimo nell'installazione, non si rischia di connettere e stringere poco i connettori, stringere troppo i connettori o non ho problemi di cavi che magari sono in mezzo, cavi troppo lunghi, non ho alcun tipo di questo problema, non ho nessuno di questi problemi. Come dicevamo già, non ci sono più connettori, non ci sono più cavi e quindi il segnale dalla radio all'antenna non subisce alcun tipo di attenuazione. Ora andiamo a vedere gli adattatori che esistono per poter poi utilizzare questo tipo di connettore particolare con queste antenne. Non esiste chiaramente, essendo un connettore proprietario brevettato da RFelements, non esiste una radio che esce già con quel connettore. Hanno allora creato RFelements una serie di adattatori che si va a posizionare sopra le antenne radioconnettorizzate presenti sul mercato. Esistono di diversi tipi, esistono praticamente per tutte le radio connettorizzate Ubiquiti, esistono alcuni invece che andremo a vedere dopo un po' meglio come funziona, adattatori che permettono all'interno l'inserimento delle schede Mikrotik o Mikrotik, e poi esistono anche in realtà gli adattatori per alcune dei dispositivi Cambium.
Questa è la forma che hanno, questo in particolare è l'adattatore per la Rocket 5AC Prism, e permette quindi di trasformare i connettori classici presenti sulla radio in connettore Twisport. Questo è il video di come funziona, semplicemente inserisci la radio all'interno finché non senti click. Veramente semplice, non si rischia di sbagliare e non si rischia di fare una connessione errata. Semplice e anche molto rapido. Per toglierlo basterà premere quella linguetta che c'è e estrarre la radio. Tutto molto semplice. Come dicevo, esiste praticamente l'adattatore per qualsiasi radio Ubiquiti. Viene inserito quindi la radio dentro a questo adattatore, ci sono per le Rocket 5C Lite, le Rocket 5C punto 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 multipunto, le classiche Rocket M5, le 5C Prism e a breve verrà fatto anche nel 2017 anche l'adattatore per l'AirFiber 5X. C'è poi l'adattatore per la famiglia IPMP 1000 di Cambium, stesso identico funzionamento di quello per i dispositivi Ubiquiti. E poi invece leggermente diverso è l'adattatore per le schede MikroTik. Qui l'adattatore è leggermente diverso proprio perché non si utilizzano le radio connettorizzate MikroTik che si inseriscono all'interno dell'adattatore, ma semplicemente, come adesso si vede in questo video, c'è questa box, questa scatola, questo enclosure. Non c'è proprio la parola italiana che lo descrive, comunque nella quale si inserisce, si va a montare la nostra scheda MikroTik, si sceglie praticamente quella che si vuole, ci sono chiaramente la lista delle compatibili sul datasheet e poi semplicemente si collegano due cavetti e si chiude la scatola e in questo modo si ha dall'altro lato di questa scatola il connettore adatto per poterci attaccare, collegare le symmetrical horn. Di tutti gli adattatori esistono bene o male due versioni, una totalmente in plastica, sempre plastica comunque di elevata qualità, e una che ha una parte metallica che scherma ulteriormente la radio dalle onde elettromagnetiche nelle vicinanze. E quindi abbiamo visto che le symmetrical horn hanno numerosi vantaggi, però non sono quelle con connettore Twisport, non sono utilizzabili per i dispositivi presenti sul mercato per una buona fetta Ubiquiti, MikroTik, Cambium, ma non per tutti. Quindi RF Elements ha pensato anche di costruire, di fabbricare la symmetrical horn, ma con connettori classici, sono connettori di tipo N. E chiaramente qua andremo a perdere tutti i vantaggi dovuti alle perdite zero del connettore Twisport, però manteniamo tutti i vantaggi delle symmetrical horn. Si ha quindi una qualsiasi altra radio connettorizzata, che può essere un altro Cambium che non è magari l'IPMP, si può essere una Mimosa, può essere una Infinite, può essere veramente quello che si vuole. L'importante è che in questo caso tenere presente che bisognerà chiaramente avere cavi e connettori classici, però continua a mantenere tutti i vantaggi delle symmetrical horn. Quindi con anche questo prodotto le symmetrical horn si possono avere per qualsiasi tipo di dispositivo. Adesso andiamo velocemente perché siamo quasi al termine del webinar a vedere un po' di feedback di vari clienti. Adesso qui in particolare viene mostrato questa case history di un cliente in Texas, a Georgetown, l'installatore si chiama SOS Communication, e vedete in questo acquedotto aveva posizionato 4 Rocket M5 con 4 settori da 90 gradi e aveva circa, mi sembra sì, ok, c'è scritto 185 client in questa rete. Lui praticamente che cosa ha fatto? Aveva dei problemi dovuti a interferenza, quindi aveva poco spazi, pochi canali utilizzabili, frequency issues, quindi problemi di frequenza, di interferenza nelle frequenze. Aveva poco spazio nell'acquedotto perché lo stava condividendo con un altro WISP. Aveva poi delle performance che non erano molto elevate dovute al fatto che stava sovraccaricando la rete, quindi i settori erano troppo carichi e quindi non aveva più spazio per poter dare il servizio ad altri clienti. Quello che ha fatto è andare a togliere un settore da 90 gradi e sostituirlo con 3 Rocket M5 con il proprio adattatore Twisport e delle symmetrical horn a 30 gradi. Quindi continua a mantenere 3 settori da 90 gradi Ubiquiti e poi ha aggiunto al posto del quarto settore 3 settori symmetrical horn. Quello che ha ottenuto è che è riuscito
ad avere per ciascun nuovo access point, per ciascuna nuova rocket, 34 client, quindi ha potuto aggiungere più di 100 client alla rete, non ha alcun tipo di interferenza anche nei punti in cui leggermente si vanno a sovrapporre i vari lobby. E inoltre ha segnalato di aver ridotto del 60% il tempo di installazione. Le performance sono decisamente positive, ha avuto dei netti miglioramenti proprio nei settori nuovi che ha installato. È un dato che ci si poteva proprio aspettare, vai a suddividere la rete, solo che andare a suddividere e a sostituire un settore da 90 gradi in posizione 3 da 30 non sempre è possibile in maniera così agile e senza aggiungere alcun tipo di interferenza. Con RF Elements e con le Symmetrical Horn è riuscito a ottenere degli ottimi risultati. Poi in giro comunque si possono trovare numerosi feedback. Adesso ci sono alcune frasi in cui tutti questi installatori e utilizzatori hanno espresso la loro positività riguardo i prodotti RF Elements. Questo è sempre un cliente americano, un utilizzatore americano che ha confermato il fatto che non ci sono lobby secondari, che ha ricevuto dei rapporti segnali rumori ottimi e che comunque si è trovato molto meglio dei settori tradizionali. Anche qua viene mostrato, invece questo è un utilizzatore nigeriano che aveva una rete dove non riusciva ad aumentare più di 20 MHz il canale, addirittura utilizzando le Symmetrical Horn ha segnalato di aver potuto utilizzare addirittura canali da 80 MHz senza problemi di interferenza. Questo è un altro cliente, un altro utilizzatore in Albania dove anche qui ha trovato performance ottime, comunque trovate numerosi feedback in giro. Questa è un'immagine significativa di quanto possono essere utilizzate anche in condizioni di cosigning estremo questa tipologia di antenne. Trovate anche poi sul canale YouTube di RF Elements diversi feedback che RF Elements cerca sempre di raccogliere in qualsiasi evento, in qualsiasi situazione in cui si viene a trovare, cerca sempre di dare spazio ai feedback delle persone che hanno utilizzato le Symmetrical Horn. In particolare ci sono anche alcuni video dedicati all'evento Wispapalooza di quest'anno, del 2016. Sì, poi RF Elements vi invita anche comunque a partecipare alla community www.rfelab.com. Questa è la community ufficiale di RF Elements dove potete trovare anche qui case history, installazioni, feedback, potete fare domande, magari avete qualche problema, non riuscite ad ottenere i risultati che vi aspettavate, potete chiaramente comunicare anche, è un altro strumento che vi permette quindi di avere del supporto anche per la scelta e per l'installazione di alcuni prodotti. E qui trovate un po' tutti i riferimenti di RF Elements. Io ripeto i miei, vi ricordo che potete contattarmi sempre quando volete all'indirizzo email michele.agnoletto@allnet-italia.it. Niente, io direi che siamo arrivati al termine. Se avete qualsiasi domanda, possiamo comunque ancora prolungare di 5 minuti il webinar. Fatemi sapere se c'è qualcosa che non ho detto, se avete bisogno di qualche chiarimento, se volete oppure fare qualche domanda che non è stata coperta da questo webinar. Comunque sia, scrivetemi o contattate Allnet Italia per qualsiasi informazione ulteriore. Nei prossimi giorni non c'è alcun problema. Niente, io attendo un attimino. Un secondo solo. Ok. C'è una domanda? Un secondo che. Comunque sia, sì, non riesco attualmente a leggere la domanda, un secondo solo, scusate. Ah, ok.
Mi sentite, sì. Ok, sì, c'è una domanda, viene chiesto se è possibile effettuare un collegamento punto-punto, sì, è possibile farlo. Sono antenne settoriali perché ricoprono un settore che va dai 30 ai 90 gradi. Questo però non, soprattutto, allora, ci sono, magari uno non, spesso vengono effettuati collegamenti punto-punto con dispositivi che hanno un guadagno di antenna magari di 16 dBi, 19 dBi, che in realtà, se si va a vedere, hanno un'apertura di 30, a volte 35, addirittura 45 gradi. Quindi in realtà con le 30, le 40 gradi, ma anche le 60, è possibile effettuare un collegamento punto-punto. Sicuramente. Per appunto andare a fare un collegamento magari a una certa distanza per poter avere una potenza ricevuta buona anche a distanze che si possono avvicinare anche ai 5-6 km, è conveniente utilizzare un settore da 30 gradi il più stretto possibile, anche perché non ci serve trasmettere anche sprecare potenza in trasmissioni appunto in ai lati, però sì, è possibile effettuare i collegamenti punto punto. Ci sono anche, oltre alle symmetrical horn, dei dispositivi che sono le Ultra Dish, potete trovarli sul nostro sito o sul sito di RF Elements, sempre col connettore Twisport, che sono delle paraboline fatte apposta dedicate al punto punto, però non hai tutti i vantaggi dell'antenna horn, della symmetrical horn. Quindi si può comunque provare tranquillamente anche con un 30 gradi. Io posso dire che ho visto installazioni di alcuni nostri clienti che hanno fatto tranquillamente anche intorno agli 8-9 km con due antenne symmetrical horn a 30 gradi. È una cosa che si può tranquillamente fare. E poi non vedo altre domande. Quindi niente, io vi ho dato tutti i miei contatti, se non avete, spero di aver risposto correttamente alla domanda di prima, se poi per qualsiasi informazione ulteriore possiamo anche sentirci, anche telefonicamente. Ok, io. Ok, io direi che abbiamo finito. Scrivete pure quindi. Ah, ecco, un attimo. Ok, a posto così. Non ci sono altre domande, allora ci possiamo salutare qui e buona giornata e ci sentiamo. Scrivetemi per qualsiasi informazione o domanda ulteriore. Buona giornata a tutti.